Bruno Raselli, albergatore in Valposchiavo e presidente di Altarezza Bike Hotel. Iniziamo proprio da qui. Che cos'è Altarezza Bike Hotel? Allora, Altarezza Bike Hotel è un'associazione nata in seguito ai campionati mondiali di mountain bike avuti luogo alcuni anni fa a Livigno. Un'associazione che racchiude una 45 alberghi in questo momento, sparsi un po' su tutti sul territorio Altarezza. In pratica l'Alta Valtellina con Bolmio e Santa Caterina. Livigno, diventato nel frattempo il numero uno della mountain bike a livello italiano. Alta Engadina e Valposchiavo. E a proposito di Altarezza, domenica prossima, Altarezza Evolution presenterà a Villa di Tirano 5 nuovi percorsi per mountain bike che si snodano fra Valtellina e Valposchiavo. Ci può spiegare che cos'è Altarezza Evolution? Allora, Altarezza Evolution è un progetto Interreg, è un progetto che è stato, diciamo, lanciato dalla nostra associazione, è stato voluto dall'associazione, è un progetto che è andato a pescare i fondi internazionali che sono appunto a disposizione per dei progetti transfrontalieri, in questo caso in ambito turistico sportivo. Evolution perché avevamo già avuto un progetto Interreg di Altarezza prima e questo in pratica con questo nuovo progetto si voleva dare un'evoluzione appunto al territorio, anche Altarezza, e portare un po' la pratica e la conoscenza della mountain bike anche verso la bassa Valtellina, arrivando fino poi al lago di Como. Ecco, si diceva che c'entra anche la Valposchiavo, ma quali sono i punti forti e i punti deboli della valle, del Trenino Rosso del Bernina in questo settore? Allora, la Valposchiavo vorrei cominciare con il dire che è predestinata alla pratica della mountain bike. Questa non è un'opinione solo mia personale, ma la sento quotidianamente dai turisti che riceviamo in valle. Indubbiamente ci sono anche dei piccoli problemi legati alla pratica del mountain bike, in quanto si pratica sugli stessi sentieri dove abbiamo anche i turisti abituali che camminano in estate. Abbiamo in valle in pratica due punti sensibili, uno è la Val di Campo e uno è la discesa dal Grün fino a Cavaglia, e io credo che con il buon senso e con dei progetti futuri e delle segnaletiche specifiche questi problemi si possono assolutamente risolvere. Ecco, abbiamo citato il Trenino Rosso del Bernina, treno e mountain bike si possono combinare? Beh, assolutamente, è un abbinamento perfetto. Se pensiamo che alcuni anni fa la mountain bike sui treni non si poteva caricare, nel frattempo la stessa Ferrovia Retica fa pubblicità con il trasporto delle mountain bike, la dice tutta. Ho avuto la fortuna settimana scorsa di seguire un gruppo di biker, di giornalisti specifici del ramo, per un educational voluto anche dalla nostra associazione, fra di cui partecipava Hans Rey, che è un campione, è un'icona della mountain bike, che ha fatto la storia della mountain bike negli anni. E ho fatto alcune domande, gli chiedevo appunto la questione Trenino, la questione discesa del Bernina. Lui ci ha detto: avete la fortuna sfacciata di essere in una zona di questo tipo, e in particolare la discesa del Bernina. Esiste un'organizzazione a livello mondiale che classifica i percorsi mountain bike, si chiama IMBA. E il percorso tratto dal Bernina è l'unico in Europa che si vede su questa classifica come 1A, e quindi anche in questo senso penso che assolutamente possiamo fare qualcosa. Abbiamo un problema alla parte bassa, in questo momento la Cavaglia Poschiavo, che era stata realizzata dal Velo Club di Poschiavo appunto per separare i pedoni dal ciclismo, è in un cattivo stato. Anche qui l'opinione di Ray è quella che bisognerebbe fare un slow trial, in pratica una pista praticabile a tutti, come la troviamo sul Corviglia San Moritz, dove anche le famiglie, anche i bambini, anche i principianti, ma anche i veri biker si possono divertire. È un investimento importante e è un investimento che secondo me assolutamente dobbiamo trovare la forza e i mezzi di realizzarlo, perché sarà il futuro lo sviluppo della nostra zona. Magari si posso aggiungere, abbiamo dei problemi, siamo anche coscienti dei problemi dei passaggi a livello, in questo senso ho provato a chiarire, a chiedere agli specialisti, loro mi dicono anche questi sono una chance,
Importante segnalarle molto bene, perché il pericolo esiste di fatto, il biker deve scendere dalla bicicletta, ma al tempo stesso diventa un bike safari, un foto safari, perché uno si ferma, tutti vogliono avere la foto col trenino e la mountain bike, e quindi invece di essere un problema magari qualcosa in più che gli altri assolutamente non hanno. E per concludere facciamo un salto nel tempo e diamo spazio alla fantasia. Valposchiavo, 9 settembre 2014. Come si presenterà la Valle del Trenino Rosso agli appassionati di mountain bike? Beh, io mi auguro che la crescita che abbiamo notato in questi anni continui, perché di fatto abbiamo avuto un aumento importante di mountain biker. Difficile fare delle previsioni, chiaramente dobbiamo intervenire. Noi eravamo forse all'avanguardia alcuni anni fa e adesso non lo siamo più, moltissime zone turistiche si sono mosse e dobbiamo fare qualche cosa. Io credo che i biker presenti saranno di più, quanti di più non è difficile dirlo, mi auguro siano tanti.